Franco Mioni, titolare di un piccolo tour operator che si chiama Salotto Europeo, che è specializzato in un prodotto di nicchia di cui ci parlerà proprio direttamente Franco. Ma molto semplicemente, il viaggio è un viaggio culturale, diciamo, con le caratteristiche solite dell'approccio verso la storia, l'architettura, i musei, soprattutto per quello che riguarda l'Europa. In questo caso noi uniamo un altro, secondo il nostro pensiero, pezzo importante della cultura di un paese, che è quello delle tradizioni del cibo, della tavola, che sono legate ovviamente a fattori socio-economici, storici. Si mangiano determinati prodotti e sono prodotti che vengono da quelle che sono state a volte anche episodi di guerra, oppure la religione che influenza, e quindi si porta il viaggiatore più che il turista dentro anche il tessuto proprio delle abitudini di tutti i giorni. Può essere la visita di un'azienda produttrice di vini, come di olio o di altri prodotti alimentari, può essere non necessariamente il ristorante di lusso, ma anche la trattoria, dove però si possa conoscere quello che è nell'uso locale, consolidato. Ovviamente le regioni storiche, sia in Francia che in Italia, dove il vino o comunque il cibo sono più importanti, sono quelle privilegiate, ma hanno poi anche la parte naturalistica sempre molto importante e la parte artistica. È difficile che una regione dove si mangia bene e si beve bene non abbia poi tesori d'arte o particolarità del paesaggio, della natura. Ecco, quindi noi è un'integrazione, diciamo, culturale. Ecco Franco, tu sei anche giornalista, per cui conosci a fondo quelle che possono essere le tecniche di comunicazione e quelle di commercializzazione. Per un prodotto particolare quale è quello degli itinerari enogastronomici, secondo te, nei confronti di un referente operativo qual è appunto l'agente di viaggio, quali possono essere i passaggi vincenti per comunicare bene il prodotto e implicitamente contribuire alla sua commercializzazione? Diciamo che non è un approccio facile. Difatti il prodotto continua a rimanere di nicchia perché per forza di cose è un prodotto che è un po' più costoso del prodotto normale, del prodotto standard turistico. Qui la colpa è anche, va ricercato, direi che prima di trovare i rimedi vanno ricercati anche gli errori, e la colpa è anche un po' del trend che si è sempre avuto, per cui in un pacchetto turistico dove si risparmiava era il cibo, per cui magari quanta gente va in Francia ancora adesso in un albergo 4 stelle che non è forzatamente necessario, e poi mangia in un ristorante magari anche elegante, eccetera, dove però il menù è a base di pollo, ecco. Invertire questa tendenza non è semplicissimo. A volte il turista, non dico viene un po' guidato o viene ingannato, ma voglio dire, se si dice noi facciamo turismo enogastronomico, si pensa alla buffata, si pensa a stare a tavola 3 ore, e invece bisogna convincerlo, o bisogna fargli capire, o nel programma va specificato bene che quel locale, per esempio, è una parte della storia di quella città. Noi vedremo a Lione le Alpes Bocuse, e qui c'è la storia, non solo si vede dal vivo
tutto ciò che il territorio produce, ma si vive anche un'evoluzione storica, perché si capisce che Bocuse è da grande cuoco per un'elite è diventato un imprenditore per tutta la popolazione, quindi è un fenomeno socio-economico. Ecco, bisogna che nel programma siano evidenziati in maniera ovviamente molto sintetica questi aspetti particolari, questo plus che non è solo dedicato allo stomaco ma al cervello e al cuore, diciamo anche.